Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ringrazio il direttore generale De Luca per questa bella giornata. Un anno fa il Ministero degli Esteri ha deciso che il design è la leva strategica per la promozione del Made in Italy. Ed è stato un grande successo, come si evince dall'importante numero di presenze e di eventi. Oggi ci ritroviamo a distanza di un anno per consolidare questo importante evento e vorrei fare qualche riflessione su un tema che sta a me molto caro, che è il tema del design sostenibile. Ecco, vorrei ricordare una citazione dall'architetto Vittorio Gremotti sulla sostenibilità. Nulla si crea, nulla si distrugge, tuttavia tutto si può accumulare in attesa di essere trasformato. Il design sostenibile oggi è il risultato di un processo tra design, materiali, innovazione ed industria, con l'obiettivo di ridurre o eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, con una progettazione che tenga presenti i processi produttivi con una nuova visione, una nuova cultura sul prodotto, tenendo anche presente le richieste dell'ecosistema. In questo contesto il designer avrà sempre più un ruolo fondamentale, creativo ed incisivo nell'innovazione dei prodotti. Come imprenditore posso testimoniare che c'è più attenzione da parte dei miei colleghi all'ambiente. Ed il riciclo è diventato una pratica diffusa nel mondo industriale. ADI, l'Associazione Design Italiano Industriale, a sua volta ha certificato un certificato di qualità, un bollino di garanzia che garantisce il rispetto dei parametri della sostenibilità e tutela dell'utente finale. Ecco, vorrei segnalare una cosa che ADI a novembre dell'anno scorso ha siglato un accordo biennale con Confindustria per promuovere nelle varie territoriali, non solo, anche all'estero, la cultura del Made in Italy, per cui ADI si interfaccerà con le varie territoriali dell'associazione per portare anche al di fuori del mondo, che può essere quello più scontato, dell'arredo casa, delle lampade, ma anche in altri settori dove, diciamo, i design possono operare. E il nostro obiettivo è dare stimoli, indicazioni utili attraverso esempi concreti di best practice imprenditoriale, progettuale ed associativa. Good design è lo strumento fondamentale per diffondere bellezza con prodotti innovativi, sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale, questo per garantire un futuro migliore a tutte le nostre nuove generazioni. Voglio concludere ringraziando appunto Luisa Bocchietto, che è stata un po' la promotrice di questa diciamo, collaborazione con la Farnesina. E inoltre ringrazierei anche Giovanna Taloce, che è un po' la fautrice dell'esposizione che avete potuto ammirare dalla collezione Compasso d'Oro all'ingresso di questa sala. Io vi ringrazio.